Voglio raccontarvi di una storia che affonda le radici nella tradizione, tra il profumo della terra, valori umani, qualità, onestà e dove tutto fluisce nel tempo. Il tempo che scandisce attimo dopo attimo, come amico di lunga data, lo scorrere della vita in una grande azienda, la Villani S.P.A. Visitando il Musa, il primo museo del salume in Italia, in prossimità della sede principale dell'azienda, rivivrete la storia della famiglia Villani, partendo dal 1886, quando Costante Villani ed Ernesta Cavazzuti, sua compagna di vita, dopo un lungo periodo di commercializzazioni di carni fresche e salsicce, comprano uno stabile a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, ed iniziano la macellazione suina, la stagionatura dei salami, coppe, pancette e produzioni di mortadelle e prosciutti cotti. Tocca a Giuseppe, uno degli 11 figli di Costante, continuare il progetto del padre, un'eredità che implica responsabilità e amore per il proprio lavoro. In effetti è una grande responsabilità, una responsabilità soprattutto nei confronti dei nostri antenati e della gente del paese. E noi cerchiamo di portare avanti il loro ciò che ci hanno trasmesso, i valori che ci hanno trasmesso. Il tempo, la lentezza è un pregio in salumeria. Noi abbiamo una frase che guida una buona parte delle nostre produzioni, è che in salumeria la lentezza è un pregio. Non si può fare dei prodotti, diciamo, artigianali come i nostri se non si fanno con l'attenzione, la cura e quindi con il tempo necessario. È per questo che dico la lentezza è un pregio. E non possiamo farci cogliere da questa ricerca spasmodica della velocità. Fare il salume necessita di tempi e di riflessione. Il tempo lento ti permette di pensare, che a volte non è male. È così che si conciliano tradizione e tecnologia. La tradizione è portare avanti valori etici, cioè il modo di lavorare, la stima per il prossimo. Certo, è tutto molto nuovo, tutti i giorni, non c'è mai nulla di statico. Noi andiamo sempre a ricercare novità, è in evoluzione la richiesta dei consumatori, è in evoluzione la scienza che insegna a fare prodotti sempre più salubri, sempre più attenti alla salute dell'uomo. Quindi noi dobbiamo sempre evolvere i nostri prodotti, cercando di farli sempre più dolci, sempre meno, con meno ingredienti e additivi. Questo non vuole dire non rispettare la tradizione, anzi, stare nel tempo, ma ricordando quello che hanno fatto i nostri antenati, i nostri predecessori, e che ci ha portato fino ad oggi ad avere dei prodotti che sono apprezzati in tutto il mondo. Una tradizione importante gestita con la consapevolezza di spingere verso direzioni precise. Sono 130 anni fra un anno e mezzo e sono stati i miei nonni e i genitori dei miei nonni. Io ho visto che ci sono anche dei quaderni scritti. Era mia nonna che era brava in calligrafia. Ecco, con le ricette, delle ricette. Sì, lei segnava tutta la produzione quando facevamo i salami, eccetera, e anche quando li cambiavamo. Abbiamo un libro che sarà del 20, dove lei scriveva e ha una calligrafia che è meravigliosa da guardare. Infatti io per un attimo ho pensato che fosse una stampa, invece poi ho letto la didascalia di accompagnamento. Nella zona dove teniamo le parti più di maggior evidenza, maggior ricordo, in questo momento c'è un bilancio del 1913 firmato da lei. E così eccoci alla deduzione che la responsabilità e l'etica rendono liberi. È una responsabilità che ci sentiamo, ma non solo io, tutti i miei parenti, soci, collaboratori, perché è come se noi avessimo un debito nei confronti di coloro che hanno fatto la storia dell'azienda. Non solo dentro, ma anche nel paese. Abbiamo continuato l'attività dei nostri antenati, che è sempre stata improntata a un'etica di lavorazione, a una stima
nei rapporti con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, una grande apertura, una grande lealtà in continuazione, perché questo poi ti pone anche in una posizione di libertà. Quando senti che non devi ad altri se non il rispetto, dopo sei libero di pensare meglio, fare quello che comunque facendo. Questi sono valori che vengono molto apprezzati. Ma sono convinto che noi italiani siamo un popolo che ha questi valori. Caldo, freddo, tempo, il tempo che scorre. Noi non usiamo altro praticamente. Trattiamo la carne di suino soprattutto con differenze di caldo e di freddo e diamo al prodotto il tempo necessario per realizzare i profumi in qualsiasi prodotto di salumeria. Il rispetto della territorialità abbraccia tutta l'Italia e la Puglia ha il suo spazio nei ricordi e nella produzione di Casa Villani. Abbiamo cominciato a vendere i nostri prodotti all'estero e per noi allora l'estero erano i paesi confinanti. Tutti questi italiani avevano voglia di assaggiare i loro prodotti, i prodotti delle loro regioni. Ogni paese d'Italia ha il suo salame, ha il suo salume, quindi da lì li abbiamo riprodotti con estrema fedeltà, li abbiamo portati loro e sono diventati entusiasti di questo. Io ho dei ricordi incredibili, Lecce, le opere di Federico II, Barletta, l'ho visitato, poi amici da anni, purtroppo il mio più vecchio amico non c'è più, ma mi ricordo cosa, tutte le volte che lo chiamavo gli chiedevo come va, e allora lui diceva la ditta patisce ma non fallisce, ed è era una battuta un po' di gente che lavora e che quindi ce la mette tutta per continuare. La fiducia è talmente alta e talmente vera che non c'è stata una minima esitazione nell'aprirci le porte sullo stabilimento che produce l'inconfondibile mortadella Bo IGP Villani. Arrivo materia prima congelata fresca sotto vuoto per garantire sempre la qualità del prodotto. Selezione e controllo della carne, spalla del suino, trito di prosciutto e trippa nella ricetta della mortadella Villani. Arrivo della materia prima. Questo panetto di spalle, bettella, arrivo carni, se vi dico che è fresca, 8-10. Ieri, e il trito è sotto vuoto. Pochi tagli di carne e spezie per rendere profumata la mortadella. La caratteristica della nostra azienda è: facciamo il nostro interno, la ricetta è nostra, l'operatore tira fuori i pesi, tutte le mattine controlla la bilancia. E poi? E poi ce la giochiamo in cottura. Materia prima sempre fresca, rotazione elevata e la tecnologia che permette di lavorare così velocemente la mortadella, tanto che l'azienda è in grado di garantire fornitura alla scadenza dei 3 giorni, cioè ogni 3 giorni i rivenditori possono essere riforniti di pezzature assolutamente fresche. Il taglio grasso, cioè il lardello, conservato a 0 gradi, viene trattato ad una temperatura di 56 gradi. Lo shock termico è necessario per garantirne, oltre che la cottura, la consistenza e il gusto. Questo non è trattato, è ancora freddo. Lascia residuo sulla mia mano. Adesso, dopo un trattamento di 56 gradi, cioè quello lì viene cotto a 56 gradi, perciò finché la vasca non ha raggiunto i 56 gradi, lui rimane, cuoce circa 20 minuti, parte da zero, dobbiamo cuocerla a 56 gradi, un po' ci mette. Questo non cambia più consistenza, è diventato duro questo. È diventato bello bianco, perché tutto quello che è attorno se ne va.
taglio magro e taglio grasso finiscono insieme nell'impastatrice, dove saranno aggiunte spezie, sale, pepe, aglio fresco. Con gli aromi, è l'ultima fase, si chiude il coperchio sotto vuoto. Impastato sotto vuoto per eliminare ogni particella di aria, si arriva all'insacco del prodotto. Budello sintetico o budello naturale, caratteristica dell'azienda Villani, che permette di avere un prodotto artigianale creato in un'industria. Noi dobbiamo essere bravi a cercare di trovare sempre la tecnologia, e una è questa, di macchinari, non di chimica. Legatura a mano, grande manualità e dimestichezza da parte degli operatori. Uno dei nostri valori aggiunti dell'azienda. Marco, dopo ti prepari che mi leghi una mortadella? Quella che vuoi, l'importante è che vedo la tua legatura. Arrivati alla cottura, una fase delicatissima che rappresenta la vera differenza tra la mortadella Villani e gli altri prodotti simili. Aria calda pari a 1 grado ogni centimetro di diametro di prodotto. In buona sostanza, se un pezzo ha un diametro di 22 centimetri, cuocerà ben 22 ore. La docciatura garantisce l'elasticità e la bellezza al prodotto e in tempi brevissimi ecco la fase dell'abbattimento, che è quel passaggio necessario a garantire la qualità del prodotto per 365 giorni all'anno. Bene, questo è cotto, questo è a 72 gradi al cuore. Nella fase di là c'è l'abbattimento, è un grosso abbattimento, tipo quelli che utilizzano gli chef in cucina. Questo ci garantisce che la nostra mortadella è sempre uguale. Il prodotto, se non venisse docciato nella prima fase, sarebbe grinzo, sarebbe brutto da vedere. Non è una doccia continua, ma è una doccia a intervalli, mezz'ora di freddo e 5 minuti di acqua. Sono attenzioni che fanno la differenza rispetto a eventualmente ai nostri competitor. Segue l'ultima fase, quella del confezionamento. Prodotto grande è più buono del prodotto piccolo. Cambiano solo le ore di cottura. Questa cuoce in 8 ore, quella là cuoce in 22 ore. Al diametro solo più grande sprigiona più profumo. Il gusto è sempre quello. Ed ecco qua, pronta per la spedizione, la meravigliosa, la buonissima, la profumatissima mortadella Bologna EGP della Villani Salumi S.P.A. Noi come azienda abbiamo fatto la scelta del prodotto di alta qualità. Per esempio mettiamo la spalla, avete visto la spalla italiana, sgrassata, scotennata, il meglio che si possa utilizzare per la parte magra, e per la parte grassa il guanciale, la gola come si chiama il prodotto fresco, guanciale, che è adattissimo ad essere in cucina, perché è un grasso sodo, nobile, e regge bene la cottura e valorizza gli aspetti gustativi cuocendo ad alte temperature, perché come avrete notato noi una delle nostre caratteristiche, oltre il segreto della ricetta, materia prima la migliore, la cottura. Noi facciamo cotture molto alte, perché ottima carne, pochissimi aromi e cuociamo molto per ottenere profumo e gusto e delicatezza. Noi ci arroghiamo ad avere la mortadella che si digerisse bene, non è bello dire, ma uno dei problemi della mortadella è quello della, diciamo, pesantezza. Pesantezza perché quando si utilizzano dei tagli di carne non ottimali, la si deve condire molto, e il condimento quello che pesa. Noi pochi aromi naturali freschi, penso che abbiate visto l'aglio in spicchi, sì. E questo in pochissima quantità, lo 0,07, una quantità molto bassa, ma è la cottura alta che fa emergere quelle che sono le caratteristiche positive della buona carne.
Così, a sostegno di un prodotto favoloso che ci contraddistingue in tutto il mondo, ecco la nascita nel 2001 del consorzio Mortadella Bo IGP. Noi abbiamo tre grandi obiettivi. Uno era quello di valorizzare il prodotto, il secondo era quello di promozionarlo, perché dovevamo portarlo in giro per l'Europa e per il mondo. Certo. E il terzo è quello di definire una regole molto chiare di controllo del prodotto. Noi siamo sicuramente in prima linea nei controlli, nella vigilanza, che le regole siano rispettate, perché noi ci diamo delle regole come consorziati e quindi dobbiamo poi vigilare che vengano controllate da parte delle industrie che producono, ma soprattutto anche dei clienti, perché molto spesso i consumatori vanno in giro e non trovano i bolli, non riescono a capire se quello è un prodotto IGP o non lo è. Ecco perché è importante che noi siamo lì a istruire. Il prossimo anno istituirò un SOS consumatore. Ah, fantastico. E l'SOS consumatore, tutti potranno accedere e parlare direttamente con il consorzio e chiedere: ma perché in quel punto vendita lì c'è Mortadella IGP ma non ci sono i bolli? E allora noi daremo un supporto a tutto ciò. 31 consorziati che rappresentano il 65% della distribuzione della mortadella in Italia. 38 milioni e mezzo di chili, pari al 60% di tutta la mortadella venduta in Italia. Quindi voglio dire, siamo veramente il secondo consorzio più importante d'Italia. Quindi siamo veramente autorizzati a poter parlare di mortadella, assolutamente. Ecco. Consorzio rappresentativo, ma come si sceglie una mortadella eccellente? Ecco tre consigli da ascoltare per essere sempre certi di degustare un ottimo prodotto. Di primo, cercare il nostro bollo. Credetemi, il consorzio Mortadella Bologna SP ha un bollo blu di fianco a un bollo giallo. Chiedete la mortadella del consorzio Bologna IGP, primo. Secondo, la mortadella deve essere rosa, non può essere mattone o scura, perché quando è cotta bene, stufata bene, è rosa chiara. E poi non troppo grassa, i lardelli devono essere ben distribuiti dentro al cerchio della mortadella. E l'ultimo, mi raccomando, che abbia profumo. Deve essere profumata, se no una mortadella non profumata vuol dire che non è cotta. Quando trovate una mortadella con un prezzo medio al chilo sotto gli 8 euro al chilo, dubitate, cominciate a farvi delle domande o chiedete che tipo di mortadella è, se è una mortadella Bologna o non lo è, perché questo è l'unico modo per capire purtroppo la qualità del prodotto, oltre a quello che vi ho già detto. Sotto gli 8 euro dubitate e chiedete la mortadella IGP. Questo è un consiglio veramente sincero. Non si può non andare a Bologna, cuore pulsante della produzione dei salumi conosciuti in tutta Italia. Siamo a Bologna, è la provincia dove noi abbiamo il nostro stabilimento per la produzione della mortadella IGP, che è veramente il cuore di questa città e che potete trovare in tutti i negozi specializzati di questo che è il quadrilatero, cioè il cuore commerciale delle botteghe di Bologna. Il bollino della mortadella IGP contraddistingue il fatto e certifica la tipologia di lavorazione che subisce il prodotto e quindi dà garanzia al consumatore di avere un prodotto con le massime qualità organolettiche e anche soprattutto di gusto. Quindi il bollino è una garanzia in primis per il consumatore di qualità. La garanzia della migliore produzione racchiusa in un bollino. È ancora la Puglia con la premiata ditta Giannella, partner della Villani, proprio nella nostra terra. Negli anni abbiamo creato con la Villani un rapporto a 360 gradi. Siamo dei partner sul territorio che garantiamo la qualità, l'assortimento e il servizio. È come se noi fossimo la Villani del Sud a tutti gli effetti e condividiamo insieme le politiche commerciali, le logiche, gli aspetti produttivi, e cerchiamo di dare al normal trade, al dettaglio che rappresentiamo, il meglio della produzione di Villani in tutto l'assortimento che effettivamente negli anni hanno tirato fuori. Puglia e Villani S.P.A., un rapporto speciale che ci riporta alla nostra magica terra. Innanzitutto la Puglia ha un substrato che è ideale per un'azienda di qualità come la nostra, perché in Puglia si mangia di qualità. Quindi resiste ancora una tradizione alimentare fortissima che fa sì che le aziende che cercano di perseguire gli obiettivi di qualità riescano a
ad avere risultati eccellenti, per cui in Puglia innanzitutto si mangia bene. In particolare poi oggi siamo al centro di Bologna nella festa della mortadella. La Puglia è una regione fortemente consumatrice di mortadella e quindi questo è un altro legame. In più la nostra azienda, che ha ormai 128 anni di storia, ha un legame del tutto particolare, perché ormai siamo alla terza generazione di collaborazione con l'azienda Giannella, che ci rappresenta sul territorio di quella che voi chiamate Sesta Provincia e di Foggia, e quindi il nostro amministratore delegato già ai tempi, insomma, ha stabilito un rapporto che si è rinsaldato con il tempo. E in più, ultima chicca che non riguarda la mortadella, noi che siamo forti produttori di salami regionali abbiamo nella nostra gamma prodotti tutta una serie di prodotti di origine pugliese e tipici della salumeria del sud e della Puglia in particolare. Vedere per credere. I clienti, girando per gli stabilimenti, si rendono conto che il progetto di qualità della Villani è un progetto incredibile. E difatti noi li definiamo spesso gli artigiani dell'industria, perché una struttura di alto livello come la Villani non è facile riuscire a tirar fuori settimanalmente dei volumi di alta qualità. Si rendono conto che effettivamente ciò che noi raccontiamo tutti i giorni è pura verità, che oggi esistono delle realtà piccole, soprattutto nei nostri territori, dove c'è una richiesta incredibile di prodotto di qualità. Apriamo le porte dell'azienda per un semplice motivo, perché in primis non abbiamo niente da nascondere e in secundis abbiamo voglia di fare vedere come facciamo un prodotto di qualità a tutti i nostri clienti, perché un conto è raccontare, un conto è vedere con i propri occhi. E il driver fondamentale di questi ultimi anni è quello di ritornare alle vecchie ricette, alle ricette dei nonni, alle ricette di una volta, che non prevedevano manipolazione del prodotto ma solo la naturalità e la genuinità degli ingredienti. Bologna, la calda e profumata vita. Bologna con le sue grandi braccia che accolgono storie antiche e nuove, culture diverse, arti, musica. Non si può davvero, ma proprio non si può non fare tappa presso la ditta Tamburini, tempio indiscusso di fama mondiale della salsamenteria italiana. A livello nazionale risultiamo alla distanza una delle aziende più antiche, se sommiamo le due famiglie, cioè noi dal 1932 e i nostri predecessori, i Benni, dal 1855. Chiaro che diventa una bella data lunga, poi non so, dopo ognuno ha i suoi record, somma altre famiglie, magari arriviamo, tante banche arrivano al 1200, ma non è vero niente. Quindi noi però pensiamo dal 1932, seconda generazione e mezzo, perché io mi auguro di lasciare il testimone al più presto a mio figlio, e ci siamo arrivati, sono 82 anni di gestione familiare, sempre noi. È il fil rouge, rimane la passione per il proprio lavoro unita alla qualità del prodotto. Con Villani, quando ha inaugurato il museo, gli disse delle cose che si commosse, ma non erano cose speciali, dicevo queste cose normali come adesso, solo che riconoscevo in lui il precedente groppo che aveva in gola quando parlava delle maestranze di 100 anni fa, della professionalità dei suoi familiari, dello sacrificio, della volontà di tutti di partecipare a un progetto che fosse di qualità. Probabilmente noi, Villani, mi permetto, perché è nato prima ancora di noi, nel 1890, se mi ricordo, no? Sì. Allora, questa gente nasce da Bologna, dove c'era un criterio di ricerca di qualità. Secondo me, una volta individuato questo problema, è quello che ti permette di proseguire per tutta la vita. Avendo ascoltato il signor Giuseppe Villani, abbiamo individuato una stessa matrice, una stessa volontà di essere sempre innovativi grazie a questa idea di mantenere la qualità. Meraviglioso personaggio Giovanni Tamburini. Io ho veramente un entusiasmo, perché scopro che nel lavoro e nella vita, tutte le cose che facciamo, ogni giorno potresti migliorare del doppio quello che succede. Vi abbiamo raccontato una storia che attraversa la professionalità e la competenza, la passione e l'amore, dove l'etica e l'onore hanno un senso che va oltre l'importanza del denaro, del guadagno, dell'irrispettoso mercato e dei furbetti di quartiere. Una storia da degustare, la storia della Villani S.P.A. che continua a fluire e scorrere nel tempo.